punto di vista immobiliare. Lo spunto infatti ci viene dato dai dossier Assolombarda, Osmi Borsa Immobiliare, giunti alla quarta uscita, questa volta dedicati alla zona ovest dell'area milanese. Capiamo allora nello specifico che cosa sono questi dossier e soprattutto quale importanza hanno per le aziende. Sviluppati da Assolombarda insieme ad Osmi Borsa Immobiliare con la collaborazione di Nomisma, i dossier hanno l'obiettivo di dare informazioni utili sul mercato degli immobili d'impresa. I risultati dei singoli dossier sono discussi e confrontati con i più importanti player di questo segmento immobiliare, associati ad Assolombarda. Allora, ci siamo accorti che mancano delle informazioni strutturate sul mercato degli immobili d'impresa, uffici e industria, soprattutto se si esce da Milano. I dossier quindi vogliono rispondere a alcune domande, come per esempio quali sono i prezzi per industria e uffici nei diversi comuni della provincia di Milano, ma è a Milano, piuttosto che tipo di domande, che tipo di offerta mi posso aspettare. I dossier vogliono fornire tutte quelle informazioni utili al business per decidere correttamente quali strategie adottare rispetto alla propria sede di localizzazione. Si tratta di uno strumento utile per le imprese che può essere scaricato anche dal sito di Assolombarda. Abbiamo chiesto all'esperto di Nomisma quali criteri principali da valutare per scegliere la giusta sede. Gli aspetti infrastrutturali sono gli aspetti fondamentali nella scelta localizzativa, la dotazione di servizi, l'inserimento in un contesto produttivo, direzionale, dinamico, che consenta di localizzarsi in una posizione in cui sono presenti anche altre aziende, sono presenti servizi alle attività imprenditoriali in genere, e poi ci sono gli aspetti di accessibilità sia attraverso mezzi pubblici che attraverso mezzi privati, che sono elementi fondamentali nelle scelte localizzative delle imprese. Innanzitutto la vicinanza rispetto al comune capoluogo continua ad essere un elemento fondamentale nelle scelte localizzative. Poi subentrano fattori di costo, necessariamente, soprattutto in una fase come questa, la possibilità di accedere a costi più contenuti rispetto ad altre localizzazioni è un elemento vincente nella scelta localizzativa. Un ulteriore elemento è la possibilità di espandersi, laddove ci sono spazi non ancora utilizzati potrebbero essere oggetto di ulteriori espansioni in futuro. Quindi direi che sono questi tre gli elementi fondamentali nelle scelte localizzative, oltre all'aspetto infrastrutturale di accessibilità del territorio.